Siamo in compagnia di Rizziero Ricci, il fondatore della RG, una bella azienda cesenate specializzata nell'impiantistica per la lavorazione di verdura ed ortaggi. Signor Rizziero, come e quando è nata la sua azienda? La mia azienda è nata nel 1981, quando io e mio fratello Giancarlo abbiamo deciso di immetterci in questo settore. Abbiamo iniziato con delle piccole macchine, poi piano piano la nostra azienda si è evoluta in modo molto elevato e tuttora stiamo facendo impianti a livello molto professionale in tutti i paesi europei. Rochelle Ricci e Ruggero Ricci, figli di Rizziero, il fondatore, entrambi inseriti nell'azienda. Rochelle responsabile amministrativa dell'azienda, Ruggero progettista. Ruggero, a che punto sono i tuoi progetti e i tuoi studi nel settore? L'azienda è affermata e specializzata nella produzione di impianti per prodotti ortofrutticoli e adesso ci stiamo specializzando in quanto riguarda un discorso di calibratura elettronica per ortaggi, prodotto un po' di nicchia che il mercato sta appunto richiedendo qui in Italia. Rochelle, il vostro parco clienti è soltanto italiano o vi state aprendo anche all'estero? Allora, da qualche anno ci stiamo aprendo anche all'estero, specialmente per quanto riguarda i paesi del Nord Africa, in particolare l'Algeria, e paesi dell'est Europa come Russia, Romania, Moldavia e anche paesi del Medio Oriente come l'Arabia Saudita. Peter Calisesi, responsabile commerciale della RG. Ricerca e innovazione vanno di pari passo in questa azienda. A che punto sono? Abbiamo una gamma di prodotti molto vasta, ricopriamo tante tipologie di ortaggi e di verdure. Cerchiamo sempre delle soluzioni nuove. Abbiamo realizzato di recente una linea di calibratura elettronica per il finocchio e per il sedano. I risultati sono stati molto buoni, i clienti sono molto soddisfatti e questa ricerca sta avendo successo perché il mercato lo richiede. Stiamo sempre sviluppando nuove potenzialità per queste linee. Proponiamo progettazione anche in tridimensionale con l'utilizzo di una stampante 3D, quindi proprio dare al cliente quello che può essere una progettazione finale in 3D. Ultimamente qui in azienda abbiamo realizzato un impianto molto importante per noi che va in Algeria, che è un impianto polivalente che ci permette di lavorare le patate, le cipolle e volendo anche le carote con un'unica linea dove abbiamo delle alimentazioni distinte per i vari articoli. È un confezionamento, una calibratura e una selezionatura finale che possiamo utilizzare per tutti gli articoli. Il futuro è mantenere lo storico, quello che abbiamo, però cercare sempre di andare incontro alle esigenze dei clienti e quindi cercare sempre di fare qualcosa di innovativo.